Benvenuti ragazzuoli in questo nuovo episodio di PokéGods e oggi parliamo, come già anticipato largamente, della sorella gemella di Freyr, Freya. Una piccola parentesi, mi è stato fatto notare che alcuni di voi si aspettavano un Freyr più cinghiale per ovvi motivi, ma in realtà non è così ovvio. Io volevo fare Freyr e Freya come fratelli gemelli, che nei Pokémon penso che sia un concetto che non esista, ma vabbè. Detto questo, parliamo effettivamente di Freya, che come già anticipato nello scorso video è sorella gemella di Freyr, probabilmente la vera regina della regione di Vanaheim, ed è la protettrice insieme al fratello di questa piccola oasi in mezzo al ghiaccio e al freddo della regione di Asgard. Laddove Freyr era il guardiano, forza bruta, fisica, i muscoli della coppia, Freya è la regina che irradia potere, ella è la protettrice benvoluta e amata da tutti, questo bellissimo Pokémon di tipo erba folletto che va in giro, protegge, accudisce, cura tutti quanti gli altri piccoli Pokémon che si sono rifugiati nella sua regione. Parimenti al fratello, Freya è uno di quegli spiriti entrati in contatto con un Pokémon resistente, ma che ha sviluppato non una coscienza maligna o alternativa, bensì una sorta di simbiosi che l'ha portata a crearsi il suo piccolo e letterale angolo di paradiso. Laddove Freyr era un attaccante fisico incredibile, Freya invece primeggia sulla magia e quindi l'attacco speciale. Lei è padrona degli attacchi speciali e della magia di Vanaheim ed è la sua protettrice indiscussa, amata da tutti. Il suo fascino è indiscutibile, un fascino che poi ha ammaliato anche colui che sarebbe stato per diverso tempo un suo acerrimo nemico. Il primo incontro fra Odin e Freya, difatti, fu il classico incontro che Odin intraprese alla ricerca di qualcuno che fosse abbastanza meritevole di entrare fra i suoi guardiani di Asgard e ricevere una parte del suo potere. Però Freya aveva già una parte del potere di Yggdrasil bella consistente, era quasi alla pari con Odin, quindi rifiutò l'idea di asservirsi a Odin stesso, visto che l'obiettivo del Corvaccio era effettivamente diventare il capo di questi guardiani, perché lui aveva questo potere sconfinato, cosa che Odin non gradì particolarmente, anche perché oltre al rifiuto di entrare nella sua piccola corte, Odin ricevette anche un bel 2 di picche sul suo muso da corvo, perché si era un po' infatuato della dea dell'amore Pokémon e aveva ricevuto un bel rifiuto con una solita altezzosità che ci possiamo aspettare da una classica dea dell'amore. Screzio dopo screzio, ripicca dopo ripicca, lo scontro fra i due schieramenti guidati da Freya, non nascondiamocela, lei il capo di Vanaheim, e Odin fu inevitabile e fu abbastanza violento, con Thor e Freyr che si menavano di mazzate come dei dannati. Freya scoprì che laddove effettivamente lei riusciva a sopraffare spesso e volentieri Odin, proprio quest'ultimo e la sua nuova famiglia avevano delle abilità fuori dal comune, mentre lei condivideva col fratello, almeno inizialmente, l'abilità Erba Genesi, mentre Odin a un certo punto della sua vita in battaglia si trasformava in questo coso che picchiava duro chiunque trovava per la strada. E seppure Freya era ancora avvantaggiata su Odin anche nella sua trasformazione, il numero di, diciamo, vittime casualità di questa battaglia le fece perdere letteralmente la testa. E durante una battaglia fra Pokémon particolarmente violenta, Freya impazzì dal furore e attivò la sua vera abilità, Furia Oscura. In un botto di rabbia, ferita e umiliata, Freya si trasformò dad essere il paladino, la paladina della natura e della vita, divenne sì un difensore, ma oscuro e terribile, che non instillava passione, bensì terrore nel cuore dei nemici, un'infamia quasi nella mente di Freya, che presa dal furore si ritrovò effettivamente in questa forma a combattere la battaglia finale contro Odin, praticamente incominciando ad avere la peggio, perché in quel suo cambiamento aveva in qualche modo dettato una sua vulnerabilità alla forma da guerriero di Odin stesso.
I due rimasero sostanzialmente alla pari, perché poi alla lunga Freya impara a controllare questa sua trasformazione e i momenti in cui utilizzarla. Quindi alla fine della fiera, dopo un lunghissimo ed estenuante scontro, Odin e Freya fecero la pace, una pace dettata su consiglio del buon Vedrunger, che cercò di mediare fra i due, due che alla fine decisero di sposarsi in qualche modo, divennero compagni ed ebbero anche dei figli e divennero re e regina alla pari dei guardiani di Asgard. Dalla loro unione nascerà anche il figlio prediletto di Odin e Freya stessa, Baldur, di cui parleremo in futuro. Anche Freya in quel momento ricevette un po' del potere, giusto una stilla, visto che già ne possedeva alcuno, di Yggdrasil, e sul suo collo, nella versione da normale paladino della natura, le crebbe una collana, Brisingamen, che poi darà il nome al suo potere, che verrà amplificato e quindi alla sua mossa esclusiva. Collana che però sparisce quando l'infamia del momento di guerra ritorna e assume, in preda alla furia, la sua forma oscura. Dopo la morte di Baldur, Freya si separerà in qualche maniera dal resto dei guardiani di Asgard e dal suo consorte Odin, troppo presa dal dolore, e tornerà a rifugiarsi nella sua vecchia regione, cercando di difenderla per quanto più possibile, evitando soprattutto di mostrare spesso, come era successo in passato, il suo volto della forma oscura che tanto la ripugnava e tanto la impauriva, perché la rendeva fin troppo simile al volto più oscuro del suo consorte pianificatore. Passiamo un attimo al lato tecnico. Freya è un attaccante speciale di tipo, come già detto, erba folletto, almeno per quanto riguarda la sua forma base. È debole in questa forma al veleno per 4, al fuoco, all'acciaio, al ghiaccio, al volante solo per 2. È resistente invece ai tipi acqua, buio, erba, elettro e terra. Ed essendo folletto, mannaggia i Pokémon folletto, è immune al tipo drago. Tuttavia Freya ha un'abilità chiamata Furia Oscura, originale per questo Pokémon, che le permette, una volta superati i 50% dei punti vita rimasti, di passare alla sua forma per l'appunto oscura, dove il suo typing diventa non erba folletto, ma erba buio. In questa forma è debole ai Pokémon coleottero per 4, è debole per 2 al tipo folletto, lotta, fuoco, volante e ghiaccio. È resistente ai tipi acqua, buio, elettro, erba, terra e spettro. Ed è immune al tipo psico. Specularmente ad Odino, anche Freya ha due set diversi di abilità a seconda che sia in forma erba folletto, forma base, o in forma erba buio del tipo oscuro. Nella forma base, Freya privilegia l'attacco speciale. È uno sweeper speciale con ben 130 di punti base in attacco speciale, 100 in PS e attacco fisico, 80 in difesa e 90 in difesa speciale e 125 in velocità. Quando invece passa alla forma oscura, Freya diventa specularmente alla trasformazione di Odin un bulky tank fisico in qualche modo. Ha infatti 120 e 130 in difesa e difesa speciale, 120 in punti salute, 80 e 85 in attacco speciale e 90 in velocità. Oltre ad avere un'abilità peculiare che le permette di avere due forme, Freya ha anche una mossa peculiare che, come anticipato, si chiama Brisingamen, legata molto alla collana che appare sul collo di questo Pokémon. Brisingamen è una mossa che cambia tipo a seconda della forma di Freya. È infatti una stab folletto quando Freya è in forma base e una stab buio quando è in forma oscura. L'attacco è praticamente un'esplosione di energia speciale da parte del Pokémon nella forma base concentrata dalla collana, nella forma oscura in un'esplosione di energia oscura, per l'appunto violentissima. Questa mossa ha 120 di danno base e in più è una stab che va a variare di tipo e ha due effetti a seconda della forma. Se Freya è in forma base
Questa mossa ha il 20% di confondere l'avversario vista la bellezza luminosa di Freya. Quando invece Freya si incacchia come una bestia e diventa in forma oscura, questa mossa ha il 20% di possibilità di bruciare l'avversario con l'irradiarsi di questa sua energia magica e furibonda. Detto questo, io lascio la parola a Pierfrancesco per la sua difficilissima, stavolta davvero mi dispiace aver creato un Pokémon del genere, analisi tecnica, quindi lascio la parola a lui per tutti quanti le statistiche, i dati statistici più importanti e precisi. E dopo Freyr passiamo a Freya, la sorellina che è complementare al fratellone e che quindi fa dell'attacco speciale il suo cavallo di battaglia. Prima però di parlare di Freya nello specifico, io devo dirvi due cose. La prima riguarda Freya e è una questione che riguarda le sue mosse. Di solito io vi do sempre 5 o 6 mosse che non sono le mosse migliori del mondo da dare al PokéGod, siamo chiari e non diciamo scemenze, non sono un campione, non sono il pardo, non sono Galazzi, sono l'ultimo degli stronzi su questo ambiente. Però erano comunque era comunque un parco mosse che era un po' valido. In questo caso io non ho la minima idea di come farlo, perché è un Pokémon che da sweeper mi diventa tank e quindi non so cosa mettergli come mosse. Ciò significa che a fine video io dirò comunque quelle che sono delle mosse che mi sembrano accettabili, ok? Ma non dirò niente di definitivo. In questo caso sono ancora più aperto alla discussione, perché di certo qualcuno di voi mi riuscirà a dire sì, ma magari questo parco mosse qui con questo oggetto qui. Quindi in questo caso sul serio chiedo a voi, perché io non ho veramente la minima idea di come costruire un parco mosse per Freya. La seconda parte è generale. Finora io ho creato da me uno spread, quindi uno spread, per chi non conoscesse il meta, per chi non masticasse il meta, è il termine che si utilizza per indicare la divisione delle EV. Di solito ne facevo uno mio, lo costruivo nel buio della mia stanza mentre creavo il PokéGod e lo utilizzavo per fare il calcolo dei danni. Però effettivamente dà delle informazioni, non dico traviate, non del tutto almeno, perché comunque sono calcoli corretti, però che non sono limpidi, perché voi giustamente non sapete come io ho costruito il PokéGod. Quindi d'ora in poi io userò per il PokéGod un investimento massimo di attacco, attacco speciale, difesa e difesa speciale, sempre e comunque per ogni calcolo che utilizzo, sia in uscita che in entrata. Per il Pokémon avversario invece vi chiedo un po' di lavoro, cioè nel senso, se voi siete effettivamente interessati a fare altri calcoli dei danni, io non posso mettere sempre con i massimali per tutto, perché sennò mi viene una roba che vale così per dire. E quindi vi consiglio, per chi non lo conoscesse, il sito Pikalytics. Il sito Pikalytics va a prendere tutte le informazioni che riguardano il meta in maniera abbastanza rapida. Mancano soltanto gli internazionali di Melbourne, che sono del mese scorso, quindi è accettabile. E prendo solitamente lo spread principale, cioè quello più utilizzato. Così facendo voi usate il massimale del PokéGod con lo spread del Pokémon utilizzato in VGC e vi fate i vostri calcoli da voi. Ma torniamo a noi. Allora, abbiamo detto che Freya è un Pokémon che fa dell'attacco speciale il suo cavallo di battaglia. Naturalmente anche della velocità, se no non sarebbe uno sweeper. E come esempi principali io porterei tre Pokémon in particolare, che sono Landorus, Kyogre e Groudon. Questi tre Pokémon vanno tutti e tre giù con l'Acerboso, Radicalbero, Verde Bufera. Tutti. Con un investimento massimo, se si parla di Groudon e
Kyogre, e invece non serve un investimento massimo se si parla di Landorus Totem. Quindi è un Pokémon che dà i suoi bei problemi a determinati Pokémon più o meno utilizzati all'interno del meta. E in più, come ormai tutti all'interno di questa serie, facciamo dei bei danni al nostro bel gattone. Infatti Insineroar va a capo, soprattutto se parliamo della nostra mossa peculiare Brisinghammer. Brisinghammer, l'avrete già sentito da Vittorio, è una mossa che cambia il suo tipo. Quindi è una stab perenne, potremmo dirlo, ok? Cioè, nella sua fase principale, nella fase sweeper, Freya è di tipo erba folletto. La mossa, quindi Brisinghammer, è di tipo folletto. Stab, quindi moltiplichi per 1.5 il danno, moltiplichi per 2 perché è super efficace su un tipo buio, la potenza base di 120 su un Pokémon che utilizza l'attacco speciale, quindi avrà un investimento massimo di attacco speciale, Insider è morto. Nella seconda fase però no, perché? Perché Brisinghammer nella seconda fase, Freya mi diventa erba buio, l'attacco diventa di tipo buio, buio su buio non fa così tanti danni, però fa un 40% del danno, che è sempre accettabile. Se in più consideriamo che Brisinghammer cambia anche il suo effetto, quindi nella fase principale va a confondere l'avversario, ha un 20% di possibilità di confondere l'avversario, mentre nella fase secondaria ha un 20% di possibilità di scottare l'avversario, beh, diciamo che è un attacco abbastanza valido. Valido quanto possono essere validi Magibrillio e Forza Lunare, che nella fase iniziale fanno un 71% del danno Magibrillio, considerando l'attacco massimo, bla bla, e Forza Lunare fa un 84% del danno. Quindi sono mosse non potenti quanto Brisinghammer, però abbastanza utili. Un'altra menzione d'onore per Freya è il fatto che resista di più del fratellone. Infatti, un fuoco carica non è per forza letale nei confronti di Freya. Certo, se non le mettiamo i V nella difesa fisica, va il creatore, ma subito diretta con un freccia argento. Se però invece abbiamo un investimento massimo, subiamo lo stesso dei bei danni in fase 1, ma veramente dei bei danni, perché perdiamo un 96% della nostra vita massima, però sopravviviamo. Può essere valido? Se ha una bacca, sì. Quando diventa bulky, fuoco carica fa veramente pochi danni. Parliamo con un investimento massimo nella difesa fisica di un 40% del danno, che insomma è relativamente poco. In più, anche uno dei Pokémon più odiosi del meta attuale, cioè Kyogre, non fa degli effettivi danni letali sulla nostra Freya, se non con un investimento pari a zero nella difesa speciale. Infatti l'unico attacco, a quanto pare, che può mandarci giù Freya in un colpo solo è Gelo Raggio, perché persino lo Zampillo full vita, che è l'attacco base di ogni Kyogre Choice Scarf, di cui vi ho già spiegato cosa serve la Choice Scarf nello scorso video, non riesce a fare non solo dei danni letali sulla Freya con difesa minima nella fase 1, ma neanche con un Gelo Raggio riesce a fare dei danni veramente veramente consistenti, se non appunto con una Freya difesa minima in fase 1. È quindi un Pokémon Kyogre che si ritrova, non dico totalmente sguarnito, ma che, considerando i danni che subisce in rapporto con i danni che può dare, è un Pokémon che deve andarci veramente con i piedi di piombo contro la nostra Freya. Gli unici Pokémon di cui mi sentirei di avvisarvi della loro potenza sono Pokémon di tipo veleno, in particolare non tanto Toxicroak, che è un Pokémon con un attacco spropositato, no, Venusaur. Venusaur sta tornando nel meta in maniera prepotentissima, e con un fango bomba ti fa secco sempre praticamente. Cioè, parliamo chiaro, nella fase 1 erba folletto sei morto,
sempre comunque, a meno che tu non abbia il Focus Sash, cioè un oggetto che se tu sei full vita e subisci un attacco da One Hit KO rimani con un punto vita, che non è utilissimo, ma anche comunque nella fase 2. Questo perché in fase 2 è super efficace per 4, una mossa veleno. In fase 2 è super efficace per 2. Non sopravvivi contro un Venusaur, ok? Non ci devi stare tu con Venusaur in campo. Proprio scappa. Vattene, mettilo dentro, non ripresentarlo finché quel coso rimane in campo. Tu con Freya in campo non ci devi tornare. Mai. Mai. E infine arriviamo a questa benedettissima parte delle mosse. Sono tantissime come al solito, bla bla bla, ormai è diventato un disco rotto questa frase. Come vi ho già detto, non sono riuscito a creare un parco mosse effettivo. Cioè, non sono riuscito a creare un quartetto di mosse che sia effettivamente valido. Certo, Magibrillio, Forza Lunare, Breezing Hammer sono molto utili contro gli Insigner, contro i Lunala, contro gli Yveltal o contro qualsiasi Pokémon di tipo buio ti possa arrivare addosso, ma sinceramente l'ho visto relativamente pochi. Cioè, sono questi quelli principali. Magari compare uno con Malamar. Se stai combattendo contro il Pardo, potrebbe anche capitare. Stesso discorso per le mosse di tipo erba. L'Acerboso, Verdi Bufera, Radicalbero. Abbiamo visto che fanno danni ai due leggendari di terza generazione e Islandrus Totem. Leggendari di terza generazione che sono ancora strausati. Islandrus Totem un po' meno, fa abbastanza danno a stacca attacca. Sì, cioè l'Acerboso sì, circa, perché comunque stacca attacca è un Pokémon molto pesante. Però anche lì, boh. L'unica mossa che mi sentirei veramente di utilizzare, di tenere all'interno, è Protezione. Perché nell'eventualità che tu stia utilizzando un Freya Sash, usi Protezione e eviti il bruciapelo. Che può essere una buona tattica, e comunque perché a differenza di Freya in campo, se ci sta qualche turno in più non è male. Alla fine anche mosse come Congiura, come Spora, se proprio vuoi fare il disgraziato, come Sintesi, mettiamo conto se non hai la bacca, come non so, cioè le mosse ci sono. Provocazione anche, ecco. Provocazione può essere un'ottima mossa, mi è venuto in mente adesso. Considerando la velocità, lo butti contro un Oxerne, assai gli eviti che possa usare geocontrollo. Però, boh. Per questo io vi invito di discuterne, discutiamone. Di certo c'è qualcuno che ha qualche idea. Infatti io ormai passo la palla a Vittorio. Siamo arrivati alla parte finale di questo mio piccolo intermezzo, piccolo, 10 minuti, non so. Ci vediamo la prossima volta con il prossimo Pokégod Show. E detto questo, noi ci fermiamo qui. Questo era, a dirla tutta, l'ultimo Pokégods pronto graficamente parlando. Ne sono in arrivo uno speciale e altri tre del mito norreno. Anzi, altri 4 del mito norreno. Poi fatemi sapere se volete che io continui con la mitologia norrena e chiudiamo con, penso, gli ultimi 4 Pokémon ancora, oppure volete cambiare area geografica e mitologica. Fatemelo sapere nei commenti, poi farò un sondaggio. Per il resto io ringrazio, come sempre, Davide da Drake, che ha disegnato questi meravigliosi Fakemon con Freya, ho dovuto fare ovviamente doppio lavoro, e ringrazio ovviamente Pierfrancesco per l'immensa analisi tecnica con tanto spread di IV ed EV questa volta, quindi un lavoraccio enorme. Vi invito quindi ad andare a recuperare la pagina Facebook e Instagram di Davide e di lasciare un bel commento anche per Pierfrancesco. Discutete nei commenti, mi raccomando, e fate girare anche il video in ambienti più vicini al mondo competitivo di Pokémon. Detto questo, io vi saluto e vi rimando al prossimo video. Bye!